Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo ai Musei Civici di Pesaro per un appuntamento importantissimo. Si chiama Musei a Contatto, Musei a Contatto, questa iniziativa ideata dalla Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Consiste, lo scopriremo anche più tardi, nella posa di un bassorilievo che riprende la parte centrale della Pala del Bellini. Capiremo meglio che cosa vuol dire e perché è così importante questo momento e questo appuntamento per la città, per tutti gli appassionati d'arte e per un concetto di arte inclusivo. Siamo con Maria Mencarini, presidente della sezione di Pesaro dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Siamo qua per questa giornata straordinaria nella quale ai Musei Civici, a fianco dell'opera della Pala del Bellini, viene posata un'opera importante. Ci facciamo spiegare perché proprio da Maria Mencarini. Sì, veramente direi che è un giorno importante, ma importante non solo per noi, ma soprattutto per la città di Pesaro, per la comunità di Pesaro, perché il dono che la nostra sezione fa alla città è un dono di bellezza, è un dono di cultura ed è un dono di inclusione. Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto che è stato veramente faticoso, perché è un anno che ci stiamo lavorando dietro, grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un bassorilievo prospettico della Pala del Bellini. Perché? Perché questa scelta? Perché il bassorilievo prospettico farà vedere e quindi farà godere della bellezza della pala tutte le persone con disabilità visiva che decideranno di venire a visitare questo museo. Mancava questo momento di accessibilità ai Musei Civici di Pesaro e quindi abbiamo deciso di intraprendere questo progetto. Azzardo, possiamo definirla una nuova forma d'arte? No. Non credo. Adesso poi magari chi ha realizzato l'opera sarà più bravo di me a rispondere a questa domanda. No, perché è vero che è realizzata da un artista, ma è la traduzione dell'arte che voi vedenti, diciamo, che i vedenti vedono, per permettere ai ciechi, quindi agli ipovedenti, di fruire, perché la bellezza è di tutti. La bellezza si può vedere con le mani, si può vedere con l'udito, vedere con il tatto, vedere con l'olfatto, cioè è ora che la nostra, diciamo, la nostra società comprenda che la bellezza passa attraverso tutti i sensi, perché l'arte deve emozionare, ma l'emozione, come dico sempre io, non ha bisogno esclusivamente della vista, cioè l'emozione si prova al contatto con la bellezza, quindi non direi una nuova opera d'arte, però è comunque una forma di arte perché permette all'arte pura di essere accessibile alle persone con disabilità visiva. Per Pesaro sicuramente un primo esperimento, ma si va a inserire in una cosa che già esiste in Italia, nel mondo? Allora, l'accessibilità dell'arte ormai è diventata, diciamo, un motivo dominante soprattutto in tutti i paesi che vivono di turismo e di arte, e quindi perché comunque si, diciamo che indagini pseudoscientifiche e scientifiche dicono che nei prossimi anni il movimento maggiore di turismo a livello mondiale sarà proprio di persone con disabilità, e in particolare anche le persone con disabilità visiva che girano, che viaggiano e che amano l'arte. Può sembrare anacronistico, ma le persone con disabilità visiva amano l'arte. Diciamo che l'Italia non è ultima, perché abbiamo due importanti musei, uno proprio nelle Marche, il Museo Omero, che riproduce in maniera accessibile molti capolavori d'arte, ma soprattutto monumenti. E poi abbiamo il Museo Anteros di Bologna, che è poi il museo che ci ha aiutato, che ha realizzato il bassorilievo della pala, che proprio riproduce quindi in maniera accessibile le opere d'arte più importanti o quelle che gli vengono richieste. Quindi in Europa esempi di questo genere ce ne sono tanti, soprattutto in Francia, in Inghilterra, che è maestra in questo, ma poi se andiamo negli Stati Uniti, in Canada. Ecco, in Italia cominciamo ora. Direi che a livello museale forse i Musei Civici, se non sono i primi, sono comunque tra i primi ad avere un bassorilievo prospettico proprio in visione al pubblico generico.
È evidente che ci vogliono soldi, ci vogliono idee, ma ci vuole soprattutto tanta, tanta tenacia. Maria Mencarini pensa che questo sia un punto d'arrivo o un punto di partenza per Pesaro? È sicuramente un punto di partenza. È vero, hai detto bene, ci vogliono finanziamenti e quindi ribadisco il ringraziamento alla Chiesa Valdese che ha creduto in questo progetto e quindi ci ha sostenuto con i fondi dell'8x1000. E ci vuole molta tenacia e ci vuole anche apertura da parte degli amministratori, perché comunque entriamo in casa loro e quindi ci vuole corrispondenza anche nelle amministrazioni sia museali che comunali. Ma perché è un punto di partenza per Pesaro? Perché non finisce qui. Noi abbiamo in testa un progetto che ci sarà supportato dalla Presidenza Nazionale della UICI con l'IRIFOR. E infatti ringrazio la direttrice scientifica dell'IRIFOR di Pesaro, la professoressa Eleonora Borromeo, che ha sposato questo progetto a livello nazionale. Coinvolgeremo le scuole secondarie di primo e secondo grado e faremo con loro un progetto di visite qui al Musei Civici, quindi alla Pala del Bellini e al Bassorilievo, facendo vedere ai ragazzi delle scuole come noi persone con disabilità visiva possiamo fruire della bellezza, dell'arte e quindi sì, di tutto ciò che è arte. Quindi diciamo proprio che è un punto di partenza. Poi l'arrivo non lo sappiamo quale sarà. Noi continuiamo a camminare e speriamo che la città e la comunità cammini con noi sotto questo aspetto. Un'impresa allora con tanti protagonisti e sicuramente tanti ringraziamenti. Ma guarda, sì, io voglio fare un ringraziamento particolare, ma di cuore, a Valeria Castri, che è una consigliera dell'Unione Ciechi, della sezione di Pesaro Urbino, perché è lei che ha voluto questo progetto, e lei che lo ha ideato e che quindi ha seguito passo passo veramente lo svolgimento ed è stato anche per lei impegnativo e faticoso, perché oltre al suo lavoro normale ha dovuto quindi seguire tutta questa progettazione che non è stata per niente facile. E un altro ringraziamento in particolare proprio al Museo Anteros e alla professoressa Loretta Secchi, che è una docente di fama internazionale, che ha seguito insieme allo scultore Stefano Manzotti tutta la realizzazione del bassorilievo e che ha poi formato anche le guide dei musei civici e alcuni docenti del liceo artistico Mengaroni che hanno voluto aderire a questa iniziativa. Quindi a loro va veramente un ringraziamento particolare. Siamo con Stefano Manzotti che ha proprio pochi minuti fa fatto seguire, non so neanche come dire in gergo, illustrato, fatto conoscere l'opera alla vicepresidente dell'associazione Elisabetta Arcangeli. Stefano, la domanda mi viene spontanea, anche perché l'ho già fatta anche al presidente, vediamo se la risposta s'assomiglia. Si può considerare questa vostra una nuova forma d'arte? Diciamo che è un'eredità dell'arte. In questo caso abbiamo la traduzione dell'opera d'arte, che è un fondamentale per capire appunto come poter accedere a un'opera d'arte in modo tattile. Abbiamo anche capito che è stata fatta questa scelta di fare il lavoro dal punto di vista proprio manuale in un momento in cui la tecnologia farebbe quasi pensare a una scorciatoia, alla via più facile, quella della stampa in 3D. Esatto. Noi abbiamo, preferiamo come staff del Museo Anteros dell'Istituto Cavazza eseguire le opere in modo manuale, proprio perché ci permette nel tempo, nella lavorazione, nelle varie fasi di lavorazione del basso rilievo o anche di disegni a rilievo tattili con la tecnica Minolta, di testare continuamente in corso d'opera il lavoro, e questo ci permette di capire anche le eventuali correzioni, eventuali ripensamenti che si possono fare sull'opera. Mentre ti stavamo osservando all'opera con Elisabetta, mi domandavo, ma è comunque possibile immaginare poi un pubblico che autonomamente riesce a interpretare le opere al tatto, oppure c'è sempre bisogno di una guida? All'inizio è sempre necessaria una guida, come in tutti i casi, in tutte le visite guidate anche in un museo hanno bisogno comunque di qualcuno che spieghi e racconti l'immagine. Dopodiché, se uno già la conosce, può anche venire in modo autonomo per
continuare a conoscere meglio l'opera. Voi avete già un'esperienza notevole in questo settore e sei dentro i Musei Civici di Pesaro, dacci un commento e prova a far capire ai telespettatori di Rossini TV perché questo giorno è un giorno importante e che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. È un giorno molto importante perché finalmente abbiamo inserito un altro tassello per l'accessibilità del patrimonio culturale per le persone con disabilità visiva, ciechi ed ipovedenti. In questo caso siamo in uno spazio magnifico dei Musei Civici di Pesaro con un'opera, un capolavoro del Bellini che finalmente è stata tradotta appunto per questa accessibilità. Con l'assessore Chiara Biondi, assessore regionale, con delega alla cultura, ma anche alle pari opportunità. Perché sottolineiamo questa cosa, assessore? Sì, innanzitutto buongiorno. Oggi è la mia prima uscita da assessore alla cultura, alle pari opportunità nella città di Pesaro e è una giornata molto importante proprio per la città. Sì, allora io oltre che ai deleghe alla cultura, sport, istruzione e anche alle pari opportunità e oggi mi piace sottolineare proprio questo aspetto perché perlomeno nell'accezione che io voglio dare a questa delega non è solo quella dell'aspetto diciamo del superamento del gap tra il genere ma anche e soprattutto per parlare di inclusione e sicuramente oggi l'inaugurazione di questa scultura che consente appunto anche ai non vedenti di poter toccare con mano e non solo, insomma quindi di capire e di percepire le bellezze artistiche è sicuramente anche in questo caso appunto un superamento di quelle che sono appunto le barriere culturali e sociali. E quindi ecco, oggi sono particolarmente felice di aver accolto l'invito di questo museo e quindi mi fa particolarmente piacere essere qua. Un altro passo verso il 2024, Pesaro, città della cultura, che immagino inorgoglisca anche l'assessorato alla cultura della regione. Sì, sicuramente oggi questa inaugurazione mette un altro tassello verso questo importante riconoscimento che la città di Pesaro si appresta a celebrare nel 2024 come appunto capitale della cultura ed è sicuramente una città che proprio per le sue bellezze architettoniche si è pienamente aggiudicata questa candidatura. Ma io ritengo che comunque tutta la nostra regione, non a caso la regione Marche ha questa declinazione al plurale, sia veramente ricca di bellezze che la rendono unica non solo in Italia ma anche nel mondo. Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, in conferenza stampa ha detto che non è padrone neanche a casa sua, per cui non diciamo il padrone di casa, però qui insomma siamo in una bella casa. Sì, è una casa, sono i Musei Civici, la casa di tutti, anche questa è la casa delle opere d'arte, delle collezioni che abbiamo la fortuna di ospitare in questo palazzo, tra cui la Pala del Bellini, un'opera fantastica recentemente restaurata e oggi siamo qui a inaugurare, grazie all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e al contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese, a inaugurare un bassorilievo che consentirà anche a quest'opera di essere accessibile e inclusiva. Le mie deleghe permetteranno di portare avanti e di portare a compimento il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il risultato, il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024 sarà anche una responsabilità nell'ambito dell'inclusione e dell'accessibilità. Sarà ogni nostro sforzo in questa direzione. Sono già tante le opere, diverse le opere anche in questo museo accessibili con opere tattili. Abbiamo una biblioteca Braille, ma insieme all'assessore vice sindaco Vimini alla cultura abbiamo dedicato e dedicheremo, stiamo dedicando tanta attenzione anche all'inclusione delle nostre opere d'arte, del nostro patrimonio artistico. Siamo con Valeria Castrì, consigliere della sezione di Pesaro dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, più volte citata e soprattutto molto ringraziata da Maria Mencarini perché l'ha indicata come artefice di questo ponte che si è creato per portare a Pesaro questa grande opera e questa grande novità. È stata diciamo una serie di fortunate coincidenze, nel senso che io ho fatto un corso durante la pandemia in cui ho conosciuto l'arte di tradurre i canoni estetici di un'opera pittorica in un bassorilievo e quindi mi sono innamorata di questa arte. E
ho deciso di metterlo all'interno di un progetto. Abbiamo presentato questo progetto alla Chiesa Valdese, che ha sposato l'idea, e quindi siamo contentissimi di questo, perché grazie a questa serie di fortunate coincidenze oggi Pesaro può avere la traduzione della bellissima pala del Bellini anche a disposizione di tutte le persone con disabilità visiva, che verranno, credo, da tutta Italia, da tutto il mondo, e fruibile a tutti. Durante la conferenza hai citato la professoressa che ti ha introdotto, insomma, a questa arte e a tutto questo mondo. La vogliamo citare e raccontare anche ai telespettatori di Rossini TV? La professoressa Loretta Secchi è la curatrice del Museo Anteros dell'Istituto Francesco Cavazza di Bologna. Il Museo Anteros raccoglie al suo interno, tra le altre cose, una serie di traduzioni dello stesso calibro del bassorilievo che noi oggi regaliamo alla città, ed è diciamo un'esperta, una massima esperta di canoni estetici, di traduzione di arte rispetto a quello che è la miglior fruizione anche di un'arte per una persona con disabilità visiva, che sia cieco o che sia ipovedente. E è una persona che trasmette, oltre alla professionalità, anche la sua immensa passione, tale per cui io mi sono innamorata di questa cosa, pur essendo, diciamo, non un'esperta d'arte assolutamente, però ho visto l'arte e ho visto la pala con occhi diversi, e quindi la devo ringraziare. Nicola Baiocchi, consigliere regionale, ma soprattutto in questo caso presente come presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Ci siamo? Ci siamo assolutamente sì, questo è un tema che a me è molto caro, quindi un ringraziamento a Maria Mencarini, che è un esempio di tenacia e perseveranza alla gestione di questa associazione importantissima per la nostra città, l'UICI, quindi grazie anche alla Chiesa Valdese per la contribuzione per la realizzazione di questa bellissima scultura, un bassorilievo che è un esempio di accessibilità e di inclusività. Quindi la Regione Marche sarà sempre vicino a queste iniziative, e anche la presenza dell'assessore Chiara Biondi ne è assolutamente la testimonianza. Quindi bene così, e complimenti agli organizzatori. Con Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale. Vicepresidente, una giornata come questa non si poteva assolutamente mancare. Beh, devo dire che sono molto contento di essere presente qui in questa giornata. Ringrazio anche l'Unione Italiana Ciechi di avermi invitato, ma soprattutto mi sono reso conto di quello che è un progetto veramente molto importante. Pesaro si sta promuovendo a livello internazionale per il 2024, capitale della cultura, ma soprattutto grazie a questa presentazione, a questo nuovo progetto culturale, diciamo, la pala del Bellini sarà, come dire, visibile, se così possiamo dire, anche alle persone che non vedono. Può sembrare una cosa strana, ma in realtà oggi viene presentata appunto quest'opera d'arte, questo bassorilievo, che consente anche a chi non vede di poter apprezzare quella che è la bellezza di questa bellissima opera d'arte che abbiamo il piacere e la fortuna di avere in città. Parte importante di questo progetto ce l'ha anche l'Istituto d'Arte Mengaroni. Ci spiega perché la professoressa Melanie Siegel. Grazie. Il Liceo Artistico Mengaroni partecipa ad un progetto europeo, un progetto Erasmus Plus, che si chiama Art for All, l'arte per tutti. E all'interno di questo percorso di scoperta dell'accessibilità dei beni culturali nella nostra città e nelle città europee con cui siamo partner, abbiamo lavorato molto insieme ai ragazzi e sull'accessibilità per le persone con disabilità visiva. Quindi i ragazzi hanno partecipato a laboratori gestiti da una tiflologa, la professoressa Eleonora Borromeo,
e hanno lavorato in particolare i musei civici su due opere significative, sulla Pala del Bellini e sulla Medusa di Mengaroni. E sulla Pala del Bellini abbiamo avuto la possibilità, noi insegnanti che coordiniamo appunto questo progetto, anche di fare la formazione con la professoressa Loretta Secchi del Museo Anteros di Bologna, e quindi di seguire un corso altamente specifico e innovativo sulla conoscenza della Pala di Bellini e sulla sua trasposizione in bassorilievo prospettico, che è poi quello che inauguriamo oggi. E devo dire che attraverso questo percorso siamo stati in grado proprio anche noi insegnanti di capire quanto questi strumenti diano un'accessibilità non solo a persone cieche o ipovedenti, ma anche a chi magari di arte non si intende, e attraverso proprio questa traduzione riesce ad entrare dentro all'opera d'arte di questa grande capolavoro del Rinascimento. Una giornata importante, una novità che va ad aggiungersi ai tanti motivi di interesse dei musei civici di Pesaro e che soprattutto sfata l'antico detto guardare ma non toccare. Arte da toccare, arte per includere, arte per arrivare anche dove fino ad ora non si era arrivati. Tutto questo, come sempre, per i telespettatori di Rossini TV. Thank you.